Per il bene dell'Italia
non è il caso che vada in pensione, che torni alla Bocconi. Se mi dicono che quella figura, quella persona dovrà ancora dare una mano al paese, io francamente vado a no. Berlusconi è a vero no. Prima di tutto il paese, abbiamo detto, anche al di là dei nostri interessi di partito, abbiamo contribuito ad allestire questa soluzione di transizione. E quindi io dico qui, riaffermo, riconfermo, debba dire al mondo, non solo all'Italia, che l'immagine di rigore e di credibilità che Monti ha offerto per noi è un punto di non ritorno. Ci metteremo dentro più lavoro, più equità e più diritti. Questa è la nostra intenzione. Se invece mi si viene a dire, attorno che sento già commenti di ambienti politici vari, eccetera, che l'Italia, unico paese dell'Occidente, non è abbastanza maturo perché la politica possa caricarsi delle sue responsabilità, poi i tassi tecnici del governo, altro discorso, ma in tutto il mondo, in tutta Europa, si fanno le elezioni per decidere qual è il partito, qual è la maggioranza che dovrà prendere la responsabilità del paese. E non possiamo passare da un'emergenza, da un'eccezione all'altra, perché darebbe un messaggio sbagliato al mondo. Quindi, se qualcuno pensa di prenotare, rendendole praticamente inutili, le elezioni nel senso che il giorno dopo io devo fare una maggioranza con Berlusconi o con Grillo, sia chiaro che io mi riposo, non intendo. Credo che quel che manca al nostro paese è una maggioranza coesa su un programma serio, e la politica è riuscita anche a fare le riforme. A me mi è capitato di farne due o tre piuttosto, perfino più secche di quelle che sono state fatte adesso. Questa idea che la politica non può fare riforme è una stupidaggine, e che non le possa fare anche nel colloquio con le forze sociali, parlando con l'interlocutore, questa è una favola. Quindi io penso che noi dobbiamo presentarci a queste elezioni chiedendo agli italiani di scegliere una maggioranza e un programma. Non intendo passare le notti e i giorni come stiamo facendo adesso per avere o non avere una legge sulla corruzione, perché c'è la PDL che non la fa. Noi veniamo da una settimana, da una decina di giorni in cui i giornali sono stati pieni di fatti di corruzione politica. Noi abbiamo conosciuto in questi anni gente che rubava per il partito, abbiamo conosciuto gente che rubava per sé, che avevano esattamente la cognizione della differenza tra ciò che è pubblico e ciò che è l'interesse privato e la malversazione e l'accaparramento per sé. È un problema di costume, come si può estirpare? Certamente questo problema sta creando un solco insanabile di sfiducia da parte dei cittadini. O è un problema istituzionale? Noi per 20 anni abbiamo inseguito un modello federalista, senza mai raggiungerlo, come Achille la tartaruga, però abbiamo sempre pensato che più si decentrava più si risparmiava. È così? Dobbiamo rivedere la nostra cultura istituzionale di questi 20 anni? O è solo un problema di moralità e quindi di spina dorsale dei partiti, che devono essere capaci di distinguere i loro uomini tra chi è in grado di amministrare la cosa pubblica e chi invece usa la cosa pubblica soltanto per arricchimento personale? Fatemi salutare innanzitutto il segretario del partito, Pierluigi Bersani, che ringrazio per essere qui. Ringrazio Nicola Landolfi che ha organizzato questo convegno. Grazie per la forma che ha voluto dare a questo incontro, perché è un momento di grande consapevolezza, di grande anche incertezza per tanti nostri militanti.
ed era bene discutere in maniera libera, aperta, non precostituita, per chiarire dubbi, per definire orientamenti di tanti militanti che hanno perfino le menti di smarrimento. E fatevi ringraziare ovviamente tutti quanti voi che siete qui questa sera, i nostri militanti. Ho seguito anche io, se dovessi ragionare dal punto di vista della provincia di Salerno vi dovrei dire che altro che Lazio che abbiamo. Ridotte a supermercati, la provincia di Salerno è un discount. Abbiamo avuto, 32 assessori, con alcune particolarità che meritano una sottolineatura nazionale. Tutti quelli che escono vanno a prendere altri incarichi, in modo particolare nelle ASL. In questo momento abbiamo un ex assessore che è direttore generale dell'ASL, due ex assessori della provincia che sono due consulenti a titolo fintamente gratuito dell'ASL, un supermercato. Nemmeno nei paesi dell'Africa subsahariana abbiamo questa condizione delle istituzioni, tanto per essere sono cose che credo da leggi rapporto fra cittadini e istituzioni, non solo fra quelli che hanno esultato. E devo dire che la stessa Polverini, insomma, non ho avuto piacere che abbia concluso così la sua esperienza. Devo dire che poi negli ultimi due giorni sono stato lì per rivedere anche le mie opinioni, perché negli ultimi passaggi televisivi fatti da Polverini si è collocata su una posizione di aggressività tale a cui sembrava che dovessimo darle una medaglia al valor civile. No. Gira e regina, e qui non lo so, e qui non c'entro, e chi non so, alla fine insomma, sembrava che dovessimo proporre a Napolitano veramente la medaglia d'argento. Non è così. E poi sto vedendo queste finte dimissioni virtuali, vai, vieni, non ci vuole niente. Non credo che abbia avuto processi di artrite, basta una firma, sì. Evidentemente lei partecipa alle difficoltà di firma che abbiamo nella regione Campania. Devi sapere, nella regione Campania non si muove una foglia e una delle ragioni è che gli atti amministrativi sono alla firma. E una firma comporta un impegno intellettuale, organizzativo ed amministrativo in genere di un anno e mezzo. Venendo alle questioni di fondo, io credo che abbia portato alla luce una grande questione istituzionale alla vicenda del Lazio. Io sono fra quelli che ritengono che la questione istituzionale debba essere uno dei punti di svolta radicale che noi dobbiamo promuovere nel nostro Paese e che il riequilibrio delle istituzioni sia uno dei punti qualificanti di questa svolta istituzionale. Io credo che sia stato un errore approvare la modifica del titolo quinto della Costituzione e per come la vedo io i rami alti delle istituzioni non sono quelli che stanno a Roma, ma sono quelli che stanno davanti ai cittadini, cioè i comuni. Quelli sono i rami alti della Costituzione. Allora, noi veniamo da una situazione che ha visto la sconfitta delle autonomie locali, questa è la verità. Abbiamo registrato una concentrazione assolutamente abnorme di poteri a livelli regionali, e abbiamo realizzato nelle regioni il massimo del burocratismo e del clientelismo, cioè noi abbiamo il centralismo nazionale e la spinta alla clientela, perché bene o male è un'istituzione che ha un rapporto anche con i collegi elettorali, cioè non abbiamo né le grandi figure di servitori dello Stato che possiamo trovare a Roma, né la vicinanza ai cittadini che possono controllare e criticare anche chi gestisce un potere. Abbiamo una situazione assolutamente ibrida che consente di fare cose inimmaginabili con un potere di ricatto che hanno i presidenti delle giunte regionali che è assolutamente abnorme, perché non troverete nessuno nei vari consigli regionali
tranne qualche suicida, che rinuncia a 15.000 euro al mese per fare una battaglia coerente con voi. E siccome fanno una battaglia con il fiero regionale, fanno quello che vogliono. Credo che noi dobbiamo rimodificare tutto. Noi dobbiamo modificare tutto. Noi Polverino, e la vuoi fare tutta stasera? Allora, abbiamo questa situazione. Abbiamo situazione. E stai zitto, falla finita, basta. Dai, falla finita. Basta. Allora, stiamo parlando di cose serie. Allora vi sto dicendo, noi dobbiamo con la modifica dell'articolo 5 ha squilibrato i poteri, ha prodotto la devastazione delle autonomie locali, ha allontanato i cittadini dalla possibilità di controllo democratico dei luoghi di gestione del potere e ha, come dire, allontanato ancora di più i cittadini dalla vita istituzionale e politica. Questo è il quadro che abbiamo di fronte. Aggiungo una cosa più rilevante dal mio punto di vista. Noi abbiamo oggi per l'Italia quella che a mio parere è la contraddizione fondamentale del Paese, e cioè questa divaricazione fra una economia, una finanza che è ormai globalizzata e un apparato amministrativo, burocratico, istituzionale che è totalmente inadeguato. Allora la prima svolta che noi dobbiamo realizzare è questa: avere istituzioni che decidono, superando remore proprie della cultura istituzionale del Partito Democratico e della sinistra. Noi abbiamo una grande Costituzione, ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo cambiare quello che va cambiato. Le istituzioni o producono decisioni o sono destinate a rinsecchirsi, a far morire la democrazia. Per quello che mi riguarda, l'ho detto tante volte, le istituzioni non sono dei chiacchierifici, sono luoghi nei quali si producono decisioni nella trasparenza delle responsabilità, ma decisioni, perché tempo da perdere non abbiamo. Dobbiamo cambiare tutto da questa vita. E quando noi abbiamo voluto mettere questo titolo alle nostre spalle, cambiare tutto, lo abbiamo fatto per fare una provocazione al segretario del partito, all'opinione pubblica. Questa è la città delle svolte politiche ed istituzionali. Questa è la città nella quale ci sono stati i cambiamenti che hanno segnato il destino dell'Italia democratica. Io ho avverto la necessità che da Salerno parta un'altra svolta. Le istituzioni sono uno di quei campi che decidono in un quadro di responsabilità, modifica dell'articolo 5 della Costituzione, partire da un principio di responsabilità piena, togliere dalle istituzioni i cafoni arricchiti, buttarli fuori, avere condizioni di vita per chi sta nelle istituzioni, simili a quelle dei cittadini normali. Allora, dobbiamo proporci come i promotori di una svolta, una svolta per le istituzioni, centralità dei comuni, nessuno nelle istituzioni che sia vincitore di concorso, riequilibrio dei poteri, una pubblica amministrazione rinnovata in maniera radicale. Parliamo di istituzioni, ma ovviamente parliamo anche di pubblica amministrazione. Noi dobbiamo avere un quadro istituzionale che sia favorevole a far sviluppare nella società italiana gli slanci vitali, e questo non è possibile se per una conferenza di servizi abbiamo bisogno di 40 pareri, se per fare un parco fotovoltaico dobbiamo avere 50 pareri, non è più possibile, dobbiamo rinnovare tutto con coraggio se vogliamo dare una prospettiva vitale. E mi ero dimenticato la cosa principale. E
Basta con le province, abbiamo sbagliato a dire di no alla eliminazione delle province, abbiamo sbagliato. Allora parliamoci bene, noi siamo in una situazione nella quale abbiamo l'Italia che non ha più un euro, non c'è più un euro di fondi pubblici, non c'è più un euro che esce dalle banche. Veramente siamo nella situazione che non possiamo consentirci il lusso di avere una sola sovrastruttura istituzionale, ma perfino i comuni dobbiamo prosciugarli, ridurli all'essenziale, semplificare il quadro istituzionale. Non possiamo avere dalle circoscrizioni alle comunità montane, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle province metropolitane, alle regioni a statuto speciale. Non è possibile, e il quadro che si è definito è un quadro demenziale. Io non ho capito niente. Le province che fine fanno? Allora, premesso che noi dobbiamo dire, si tolgono di mezzo le province. Ma siccome questo comporta una modifica costituzionale, come uno dei punti di questa svolta, io propongo al segretario di partito di fare una cosa molto semplice, di ridurre, questo si può fare senza modifiche costituzionali, le funzioni delle province a tre cose che possono avere una utilità: assetto idrogeologico, protezione civile e tutela delle coste. Punto. Tutto il resto non serve a niente. Vogliamo un mezzo. Allora, in attesa della cancellazione, decidiamo di fare una cosa ragionevole, che non crea problemi, che non crea ricorsi, che non crea contrapposizioni, ma che non porta ad avere sovrapposizione di competenze che ci fanno perdere tempo e miliardi di euro. Avviamo processi di mobilità volontaria. Il personale che c'è nelle province decida su base volontaria dove collocarsi. Abbiamo questo paradosso: i comuni che non hanno personale, le ASL che non hanno personale, le strutture sanitarie che non hanno personale, e manteniamo collocati lì a non fare niente migliaia e migliaia di dipendenti. Allora, anche qui si volta a parte. Volta di Salerno, insomma, un bel titolo, eh? Però diciamo, cominciamo dai temi istituzionali, poi alcune cose le affronteremo, mi riservo poi affrontare anche un pezzo della nostra discussione, la dedicheremo anche al PD, alle primarie, alle nostre prospettive future, quindi anche alle chance che può avere il centrosinistra per governare questo paese e quali sono le condizioni. Però questo tema istituzionale, De Luca ha posto molte questioni, mi piacerebbe sapere, conoscere l'opinione di Pierluigi Bersani su questi temi. Soltanto aggiungerei l'elemento della crisi, della corruzione e dell'enorme grado di sfiducia che questa produce nei cittadini e che crea un certo distacco dalla politica, anche per comportamenti di persone, di gruppi. Purtroppo quei cafoni arricchiti, penso ad Odessa, alle immagini che abbiamo visto tutti in questi giorni, De Luca, sono ecco, questa vergogna purtroppo è diffusa, ecco. Ma sì, io credo che sia giusto che su questo punto che stiamo discutendo effettivamente noi proponiamo, adesso avremo mesi naturalmente che si preparano la campagna elettorale, noi proponiamo effettivamente una svolta radicale. Allora, io terrei assieme due temi, le istituzioni e il rinnovamento morale, perché la cosa sta diventando un tutt'uno. E nel guardare anche le cose che abbiamo sbagliato noi stessi, poi dirò, però non dimentichiamoci che se noi abbiamo avuto una stagione lunghissima di mancate riforme o riforme abborracciate e di mancato ammodernamento delle istituzioni, beh, ricordiamoci anche che noi abbiamo vissuto certamente gli ultimi 10 anni in pieno, gli ultimi 20 anni in modo alterno, segnati da una idea, da una cultura che noi chiamiamo berlusconismo, che è venuta fuori nell'anno 93-94 da una posizione di disprezzo delle istituzioni e della politica.
perché ci ricordiamo tutti, quando è caduto il muro nell'89, per quasi tutti i paesi d'Europa, se non tutti, è stata una bella giornata perché tanti paesi hanno trovato la libertà, la Germania ha trovato l'unificazione, noi abbiamo trovato Tangentopoli. Così. Siamo l'unico paese europeo che ha preso le mosse della fase nuova, diciamo, nella fogna, cioè nella caduta di credibilità della politica e delle istituzioni. Lì si è infilato uno che aveva corso tutte le cavalline della politica e degli affari, ma si è predicato come quello che era contro la politica, contro le istituzioni, contro lo Stato, contro le tasse, contro la pubblica amministrazione. E una cultura così non riforma, gli serve il disprezzo della gente, perché anche dopo 10 o 15, 20 anni, se avete sentito Berlusconi in giro a fare i comizi, se l'è sempre presa con le istituzioni, con la pubblicizzazione, con lo Stato, perché lui gli serviva da carburante. Ma che interesse aveva che funzionasse la giustizia? Fate pazienza, c'è interesse? O che c'è interesse che funzionasse la pubblica amministrazione? Sono stati anni dominati da una cultura che non si è in nessun modo occupata delle riforme. Poi lì dentro ci abbiamo fatto qualche errore anche noi e dico, io non ho difficoltà, l'ho vissuta quella stagione, mi ricordo bene. È vero che sotto l'onda della cultura leghista che proponeva scissioni, divisioni, eccetera, c'è stata una rincorsa anche nostra, un po' confusa e un po' accoraggiata. Io sono d'accordo, mi hanno di mettere mani, poi dirò non solo, al titolo quinto, perché quel titolo quinto lì ha due difetti. Primo difetto è che ha creato un sistema di competenze spessissimo sovrapposte. Adesso voi non siete tenuti, ma ci sono i concorrenti. Concorrente vuol dire che ce n'è più di uno che comanda, più di uno a cavallo, più di uno a cavallo, due, tre, quattro. E adesso la Corte Costituzionale è piena di ricorsi sulla legislazione concorrente che non fa altro. La gente si infuria, comprese le imprese, perché c'è una sovraesposizione, eccetera, soprattutto quando tocchi delle materie pratiche, concrete. Io allora, per esempio, mi arrabbiai, facevo quel mestiere lì, perché dissi, è la verità, dissi allora chi faceva quel testo lì, scusate, ma quando avete messo le competenze sull'energia elettrica, c'è qualcuno lì che sapeva cos'è un filo elettrico o siamo tutti giuristi? Perché alla fine sono venute fuori delle soluzioni che uno che sa cos'è un filo elettrico dice non può stare in piedi, perché l'elettricità gira in un certo modo che adesso non sto a descrivere. Quindi ci sono stati dei limiti lì e c'è stato un altro limite che è quello di aver fatto un pezzo del discorso senza metterlo, come diceva Vincenzo, in un quadro di sistema. Per cui poteri molto forti, sovrapposizione di poteri, regioni che via via sono state inviluppate in meccanismi gestionali invece che fare programmazione e legislazione. E anche, lasciatemelo dire, io l'ho fatto, a me se mi avessero, io ero il presidente dell'Emilia Romagna, se mi avessero chiamato governatore mi sarei offeso, ma che governatore, governatore? Io sono stato eletto con una legge regionale, per esempio, che diceva il popolo, gli elettori indicano il presidente, ma quando mi sono dimesso per fare il ministro, il consiglio regionale ha potuto eleggere un altro presidente. Non è come la Polverini che se decide di star lì, sta lì e sta lì tutto il consiglio regionale, non c'hai altro che fare perché è una persona sola, c'ha in mano tutto. Non va mica bene. Allora, radicale cosa vuol dire? Vuol dire, primo, che noi dobbiamo, se ci capita di governare, la prima cosa non deve essere una roba economica, che poi sapete bene come si è ammesso, però deve essere una cosa sulla pulizia della politica e sul funzionamento delle istituzioni. E qui ci sono, se non fa la legge sulla corruzione, bisogna fare il primo giorno. Se non fanno, come non si farà, una legge sui partiti, bisogna farla il primo giorno.
perché qui non hanno voluto la legge sui partiti, perché loro non vogliono i partiti, perché vogliono l'uomo solo al comando, ci siamo solo noi che si chiamano partito, come nel resto del mondo civile e democratico. E noi abbiamo il diritto, noi del PD, di sapere, come loro hanno il diritto di noi, di sapere per la PDL, come funzionano i meccanismi di democrazia interna, come funzionano i finanziamenti, come sono i controlli, qual è il codice etico per accedere alle candidature, eccetera, eccetera. Perché attenzione, questa idea che ci abbiamo volta qui in casa noi, che dobbiamo, noi per amor di Dio, abbiamo dato da migliorare qualcosa che abbiamo fatto, dice che bisogna fare la perfezione in un partito solo. Sì, vabbè, ma se poi vince Berlusconi e non puoi muoverlo, come abbiamo visto per 4 anni, perché non c'è mai una riunione del suo partito, cioè in Inghilterra ha preso Blair, ha tirato via, ha fatto riunione di partito e se l'ha messo un altro. O se mi va a comandare uno che dirige dal tabernacolo della rete e nessuno ha mai visto, e poi da quel tabernacolo che non risponde a nessuno, questo qui mi governa l'Italia, ma dove andiamo a finire? Quindi leggi sui partiti, la corruzione, i costi, eccetera, e una norma costituzionale, dico il primo giorno, che veramente allestisca uno strumento che consegni la merce, fatemelo dire così, perché è 20 anni che diciamo bisogna modificare la seconda parte della Costituzione e non ci arriviamo mai. Adesso bisogna allestire uno strumento che consegni la soluzione e lì dentro rivedere l'impianto. Quante cose da rivedere, stando ai temi che sollevava Vincenzo, io sono, allora c'hai i comuni, e attenzione, i comuni sono 8.300, anche lì sono una misura eccessiva, se vogliamo fare dei comuni, come sono d'accordo, delle realtà che possono dominare un po' di problemi. L'ente intermedio, Vincenzo, noi sì, abbiamo avuto discussioni, però vorrei dire che noi, l'ultima nostra proposta è quella cosa, era trasformare adesso, perché era così, bisogna cambiare la Costituzione, adesso le province in enti di secondo grado, cioè con un governo espressione dei comuni, limitare le competenze a 2 o 3, più o meno quello che ha detto Vincenzo, e imbastire un percorso costituzionale. È stato il governo, devo dire, no? Perché lì un po' siamo tecnici, un po' anche noi, no? Adesso se ci ascoltassero qualche volta, adesso è venuta fuori una cosa che effettivamente non si sa da che parte prendere. Io voglio dire, giro per l'Italia e si è sentito di tutti i colori. Quindi una funzione intermedia che deve essere organizzata dalla dimensione regionale per vedere qual è la dimensione ottimale, può benissimo essere di secondo grado, quindi può essere l'espressione dei comuni. E una regione ricondotta strettamente ai suoi compiti, che sono compiti di legislazione e di programmazione, con una serie di semplificazioni anche della bardatura. Ieri sono state prese alcune decisioni, come dei presidenti, anche dal punto di vista dei costi, delle strutture e così via, che vanno nella direzione giusta. Io aggiungo anche un'altra cosa, tanto per mettere carne al fuoco ancora, che bisogna affrontare stavolta con a proposito di svolte radicali e di Salerno. Cioè, noi abbiamo delle regioni di 380.000 abitanti e abbiamo delle regioni di 10 milioni di abitanti. Adesso sarà ora di dire, con tutta la buona volontà e la cosa, eccetera, che un meccanismo del genere non sta mica insieme. Quindi, una riforma costituzionale che abbia questo carattere organico, però è affiancata da interventi sulla moralità della politica, sui costi, sulle cose, perché così non possiamo francamente andare avanti. Cioè, le cose che abbiamo visto in questi giorni non è che non devono succedere, non devono poter succedere. Io che nel giro di un anno e mezzo, eccetera, consegni il prodotto. Dopodiché c'è da valutarlo con un appuntamento popolare, c'è da fare quello che c'è da fare, però andare avanti a pezzi bocconi, che un giorno è la provincia, un giorno non i comuni, un giorno è di tocco le regioni, un giorno le cose di governo, quindi la battaglia che si aprirà anche nel centro-sinistra, che già si è aperta in questi giorni. Però siccome siamo a Salerno, e siccome io ritengo da giornalista per quello che possiamo, poi vorrà,
nazionale abbiamo qui.